partire con estrema attenzione da parte di tutti. A questo proposito dico subito che le nostre imprese si sono attrezzate da quando abbiamo firmato i protocolli con tra parti sociali e governo per mettere in sicurezza le nostre attività, si sono immediatamente attrezzate, anche in taluni casi hanno anche aggiunto delle misure ancora più, se posso dire, ancora più forti e ferme. Quindi si sono attrezzati, ma a questo proposito dico subito che l'abbiamo anche dichiarato nell'incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi col Presidente del Consiglio e i ministri Gualtieri, Patuanelli e la Ministra del Lavoro, Catalfo, che assolutamente non si può prevedere la responsabilità civile e penale per gli imprenditori, perché questi rispettano dei protocolli firmati, i nostri dipendenti all'interno delle nostre attività rispetteranno tutte le norme che sono state prescritte, però è ovvio che poi il dipendente ha una vita sociale al di fuori dell'impresa, quindi non è pensabile pensare di addossare a carico dell'imprenditore, certo, la responsabilità civile penale. Questo è il punto numero uno. E poi della liquidità, sì, questo è estremamente importante, perché questo è un mondo variegato, importante, dove ci sta molta occupazione e dove soprattutto, oltre all'occupazione, abbiamo anche una valenza forte per il PIL e una valenza forte per i nostri territori. Pensiamo alle attività di prossimità, ai negozi di prossimità, alle nostre laboratori artigianali di prossimità. L'importanza che hanno anche per l'economia turistica, perché fanno la qualità della vita dei nostri territori. Quindi bisogna intervenire per mantenere in vita queste imprese, metterle in condizione di affrontare questa fase 2, che sappiamo tutti non potrà dare, proprio per il distanziamento fisico che dovremmo rispettare, i numeri che si faceva prima.